Io vado via 4 giorni e tu mi fai questo sotto il naso. Tra l'altro me lo lasci anche lì da vedere. Buongiornissimo Cherries, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Sakuri e sono troppo contenta di dirvi che questo è il mio ultimo giorno di università ufficialmente. Vedo l'ora. Dovrò tornare poi a fare l'esame, ma non pensiamoci adesso. Non pensiamoci. Tutto questo succederà fra 2 settimane, che è un tempo brevissimo. Ma facciamo finta che sia molto in là nel futuro. Mi sono dimenticata di darvi la mia opinione sul materasso, che il primo giorno vi dicevo mi sembrava molle e ero sicura che mi avrebbe fatto venire il mal di schiena. In realtà, no. È comunque molliccio, però. Pensavo che ci avrei dormito peggio, in realtà ho dormito abbastanza bene. Forse perché ero troppo stanca. Ogni modo non mi è venuto mal di schiena, ecco, quindi top. Ho finito l'ultimo goccio di succo che mi era rimasto, così poi posso andare a pantare questa bottiglia e anche questa di acqua che avevo preso in università. E se riesco a finirla, panto anche questa. Così prendo il bigliettino dello sconto e magari compro qualcosa da mangiare oggi pomeriggio sulla via del ritorno. La prugna che avevo preso qualche prugna dell'altra frutta il primo giorno che sono arrivata, questa qua magari me la tengo sempre da mangiare come merendina al ritorno oppure in università se mi viene fame a un certo punto. E in tutto ciò ho anche recuperato tutti gli scontrini di questi giorni, avrei dovuto farlo prima, vabbè, sono arrivata ovviamente all'ultimo. E sto registrando nell'app che usiamo per tenere conto delle spese mensili tutte le spese di questi giorni qua. Registrando le spese mi sono resa conto che rispetto alle altre volte, quando venivo con l'ingegnere, ho speso veramente poco, cioè veramente il minimo indispensabile giusto per la sopravvivenza, pranzo, cena, qualche stupidatina, così, merendine, e sti prodottini per la skincare che ho comprato il primo giorno, e però vabbè, quelli mi servivano comunque, cioè avrei dovuto comprare ugualmente. E ieri pomeriggio che sono uscita con le ragazze del mio gruppo a bere qualcosa. E basta. Realizzo adesso che se uno vuole diventare ricco o comunque risparmiare, non deve avere famiglia, non deve avere amici. Questo è il segreto per diventare ricchi. Non c'è di che. Seguitemi per altre massime di vita. Adesso invece, visto che stamattina non ho lezione, avevo in mente di lavorare un pochino qui dall'hotel o studiare, adesso vediamo, però vado a fare, anche se sono da sola, una cosa che mi farà spendere soldi inutilmente. Outfit of the day, scioccante direi, io sempre vestita come una che deve passare più inosservata possibile. Ah, è un'altra stupenda giornata di tempo variabile in quel di Trondheim. No, vabbè, sono molto soddisfatta di com'è il tempo. Però indovinate quando incomincerà a piovere? Secondo il mio meteo almeno. Avete indovinato, bravissimi, esattamente quando io dovrò fare circa mezz'ora di strada con valigia, zaino, tutta piena di roba per andare al traghetto. Ok, quello che volevo fare era venire da Starbucks a fare colazione perché c'è questo Frukostilbud, lo chiamano. E vabbè, vedete qui che cosa offrono, solo che adesso leggo là in fondo, in basso, i prodotti che sono compresi nell'offerta e non ho voglia di niente. Cosa faccio, ragazzi? Io non ho voglia di mangiare quelle cose lì, cioè non c'è niente che mi ispira, che dico, oddio sì, non vedo l'ora di spendere 7 euro, 10 euro per mangiare questo. Cioè non volevo niente. Sai cosa faccio? Salto la colazione, che tanto poi pranzo alle 11 perché a mezzogiorno ho lezione. O prendo qualcosa di stupido così per fare colazione velocemente, o vado da un'altra parte. Io volevo fare una colazione carina per una volta che sono. Per una volta che sono in giro e ho tempo. Ok, perché quella bambina lì che avrà 8 anni a giudicare dall'altezza ha i tacchi. Ma perché? Ho pantato 2 bottiglie di plastica, alla fine una non sono riuscita a finirla, quindi la tengo lì e poi la riempio in università con l'acqua dal distributore. Mi sono presa 5 coronozze, quindi adesso ho lo sconto di 5 corone su questo. Quick Lunch si chiama praticamente il nostro KitKat. Costa 9,90 questo. Però io cercavo il crispo che è buonissimo, ma non voglio prendere la barretta grossa perché cioè, non la finisco.
volevo quello piccolino, ma non lo trovo. Sono entrata qui nel Target a vedere se c'è qualcosa alla Macquarie che mi può interessare, ma sinceramente non lo so, non ho voglia di niente, mi è passata un po' la poesia. Che bel cielo però con le nuvole. A me piace di più in realtà quando è nuvoloso così, un po' meno, perfetto direi, anche perché poi la luce per fare le foto è molto più bella. Adesso ragazzi mi è venuto in mente che posso andare sulla Nidelva, ci sarà una luce bellissima per fare 10 milioni di foto uguali a quelle che ho già fatto negli ultimi 6 anni, adoro! Ah, attenzione, sono arrivate le bibite estive. Questa qui è il caramello salato, mi ispira molto, eh. Questo potrebbe anche cambiare le carte in tavola, ragazzi. Magari entro a vedere se c'è qualcosa che mi ispira, se non scappo. Ok, sono entrata comunque per dare una possibilità ultimissima a Starbucks. Volevo vedere se c'era la torta alle noci pecan, che è la mia stra preferita. Ho detto, vedi, se c'è quella prendo una fetta di torta, se no non prendo niente. Non c'era. Quindi, non lo so, stavo comunque considerando di non fare colazione alla fine. Però il fatto di non riuscire a trovare niente da mangiare che mi soddisfi mi sta facendo venire fame. Io pazza. Quindi non lo so, adesso mi sa che magari entro in un supermercato, prendo un muffin, qualcosa così, non lo so. La cosa giusta da fare probabilmente sarebbe saltare la colazione e basta, perché si vede che non è destino oggi. Solo io comunque potevo mettere in piedi un teatrino di questa portata per una colazione. Cioè, certe volte sono un po' troppo una drama queen, eh. Dai, approfittiamo del, virgolette, bel tempo, perché questo lo dobbiamo prendere come bel tempo in Norvegia, e ci facciamo un altro girettino sulla Nidelva, che è sempre bella con queste nuvole, e ovviamente facciamo altre 1000 foto. Comunque posso dire, cioè, non è che le mie foto della Nidelva sono veramente tutte uguali, perché io qui non ero mai scesa, quindi da questa prospettiva qua non ho neanche una foto. Quindi ho fatto benissimo a venire in realtà. Ottimo, si sono spostati quei turisti dalla domenica. Adesso posso andare a fare le foto da dove sono più belle. Vabbè, invece della colazione mi beccherò questo shooting fotografico. E si vede che mangerò il pranzo con più soddisfazione, dai. Ci sono 7 gradi oggi, temperatura percepita 6, vento non ho controllato, ma poco, perché si sente che è poco. Un po' di sole, quindi praticamente questo qua significa estate, proprio ho dovuto anche togliere la giacca. Pensavate che fosse finita, che non sarei andata a cercare altri scorci da riprendere, da fotografare? Absolutely not, ragazzi. Absolutely not, perché non perdo un'occasione così preziosa con questo bel cielo. Guardatelo, che bellino il Gamlebibro. È troppo cute. Beh, dai. A livello di meteo non sono neanche stata troppo sfortunata in questi giorni. Ho preso veramente poca pioggia. Tutto molto bello, ovviamente, ma mi sta venendo un attimo l'ansietta di essere indietro col lavoro e con lo studio, quindi torno in hotel. Comunque a maggio mi piace troppo vedere i Rus in giro con le loro tutone. Vi lascio qui in alto nell'angolino un video in cui spiego chi sono, cosa fanno e perché. Sono tornata in hotel, sto lavorando. È imbarazzante questo, ma mi sono tolta i pantaloni per stare più comoda e non ho messo quelli della tuta che avevo portato perché li ho già messi in valigia insieme alle cose sporche. Bene, ho aperto le tende per non stare sempre al buio come un vampiro del cavolo. Ci sono dei lavoratori sul tetto, fuori dalla mia finestra. Io ho aperto le tende e mi sono messa in questa condizione perché, e poi se riesco vi faccio vedere la vista, comunque la trovate nel primissimo video di questi 4 giorni che ho postato sul canale, lo trovate qui in alto. Quindi capite bene che potevo conciarmi così, in camera mia, con le tende aperte. No, evidentemente no. Sto tizio non se ne va. E io non so come cavolo raggiungere i miei pantaloni per infilarmeli per andare a chiudere le tende. Sono riuscita a sgattaiolare a chiudere le tende in un momento che si erano allontanati. Sono al buio, ma almeno ho preservato la mia dignità. Spero. Sono tornata in possesso dei miei pantaloni, sto per uscire, intanto vi faccio vedere cosa c'è fuori dalla mia finestra. Cioè,
Come potevo io mai immaginare che qualcuno si sarebbe messo a fare Spider-Man su sto muro? Giusto quei 3 secondi che io stavo senza i pantaloni. Cioè, no, vabbè, c'ho l'abbonamento alle figuracce. Ah, diluvia! Che cosa vi avevo detto? Avevo visto dal meteo che doveva iniziare alle 2, quindi pensavo di beccarla di andare poi a prendere il traghetto, invece comincia adesso che devo andare in università, ovviamente con la valigia, perché non è che può aspettarmi da qualche altra parte lei. Pranzo di oggi, meno male non hanno proposto la carbonara con pollo di ieri. Sapete di che cosa sto parlando se avete visto il video della giornata precedente a questa. Niente, anche oggi siamo un po' sul sano, diciamo, verdurine, riso in bianco, patate, questi due rotoli sfiziosi. Ho finito l'ultima lezione di oggi, in realtà tutte le ragazze del mio gruppo se ne sono andate, io non potevo continuare a lavorare da sola, quindi sono sempre in università, ma sono uscita dall'aula. Nel frattempo sono venuta qui nella libreria del campus per comprare un libro per un esame che ho a breve. E volete ridere? Sono solo 2 anni che vengo qui, ma io non sapevo ci fosse la libreria. Stordita. Alla fine mi sono presa il portatessera brandizzato dell'NTNU perché, cioè, non posso resistere. Faccio dentro la mia tessera, ma non vi faccio vedere i miei dati sensibili. Io non riesco a resistere all'oggettistica brandizzata dalle istituzioni dove studio. C'è proprio uno dei miei punti debolissimi. Mi sono messa qui, uno dei tavolini della mensa, un po' più appartati, a continuare a lavorare un po' prima di andare a prendere il traghetto. Vi faccio vedere una cosa divertente. Stiamo scrivendo il rapporto sul processo, sul nostro processo lavorativo, mentre scrivevamo appunto questo documento sul nostro progetto di ricerca e sviluppo. E io a un certo punto, prendendo degli appunti, e ho scritto questa parola, tits effective, e intendevo esprimere il seguente concetto, cioè una cosa efficace a livello di gestione del tempo. Però non mi suonava tanto, cioè, ma l'ho inventata sta cosa, non, cioè una parola che non ho mai sentito. Allora vado a cercare online. Cioè, esiste, ragazzi, esiste. Io ho inventato una parola che già esiste in un'altra lingua. Cioè, spettacolare, spettacolare, che boss. Alla fine il norvegese, ve lo dico, non è una lingua troppo difficile, perché alla fin fine, se voi non sapete una parola o volete esprimere un concetto che in italiano esprimereste con tante parole, c'è cioè una cosa molto ampia, voi mettete insieme 2 parole in norvegese che conoscete, ci mettete una S in mezzo e così, cioè, fate anche bella figura. Tirate fuori delle parole di alto livello, da voi medesimi inventate, se esistono bene, se non esistono, cioè, la gente penserà, mamma mia, questo qua usa delle parole difficili che non ho mai sentito, quanto è intelligente. Anche in questo caso non c'è di che, continuate a seguirmi per altre massime di vita. Basta, ormai sono fusa, non ce la faccio più, tra l'altro quasi ora di prepararmi per lasciare l'università, quindi con calma, metto via tutte le mie cose, riempio di nuovo bottiglietta d'acqua, fondamentale perché adesso ho 4 ore e passa prima di arrivare a casa, quindi mi serve decisamente piena. E basta, me ne vado. Un giochino che mi diverto a fare tutte le volte è cercare di capire se ho messo o meno la bottiglietta piazzata giusta sotto le rugature al primo colpo. Di solito ce la faccio, non sempre, però diciamo l'80% delle volte, vediamo. Beh, ragazzi, io boss. Ma quelli del Dipartimento di Archeologia che hanno il poster di Tomb Raider sulla porta. Mi ruberanno il brevetto, ma vaffanbrodo, lo dico lo stesso perché non mi interessa lucrare sul progresso. Qualcuno può inventare delle valigie wifi, wireless, non lo so, qualcosa che ti seguono e si spostano da sole senza che devi portartele in giro. Comunque, amici, una cosa che mi mancherà tantissimo è aprire queste porte qua, così, e beccarmele quasi in fronte. Mi è successo quasi tutte le volte. Stranamente sta piovendo solo poco, amici. Sono sorpresa e confusa.
sempre cerco la fregatura in questa piccola cosa positiva che mi succede. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati al terminal dei traghetti. Siamo anche abbastanza in anticipo perché abbiamo da aspettare una mezz'oretta, quindi direi che non dovremmo avere problemi. Ma queste seggioline di design, quanto carine, sinceramente. Si parte finalmente, io sono devastata da questi ultimi 4 giorni, non vedo l'ora di arrivare a casa, ho ancora un lungo viaggio che mi aspetta. Vorrei riposarmi mentre sono in traghetto? Sì. Inizierò invece a prepararmi per gli esami? Sì. Anche perché la barca è rimasta l'unico mezzo di trasporto su cui riesco a leggere quando sono in movimento, quindi ne approfitto. Quella là in fondo, comunque, l'isoletta di cui parlavo nel video che vi lascio linkato qui in alto nell'angolino, per chi volesse venire da turista a Trondheim o comunque per chi ci si trova e vuole visitare qualcosa di carino. Io pazzissima che becco 2 onde di fila e spero tantissimo che stia arrivando un tratto col mare mosso, perché quando sono in barca io mi diverto troppo. Quando c'è il mare mosso, la barca comincia a ballare tantissimo. Ora sono sull'autobus, ho ancora circa un'ora di viaggio e penso che lo sentirete in sottofondo. C'è un bambino che a intermittenza continua a piangere perché l'hanno messo nel seggiolino. È mezz'ora che va avanti così. Sarebbe anche sopportabile se non fosse che per 1 ora e mezza mi sono smazzata sul traghetto una bambina che faceva la stessa identica cosa. Cioè, 2 ore e mezza di bambini che urlano, io con tutta la simpatia possibile e immaginabile, ma non ce la posso fare. Non vedo l'ora di scendere da sto pullman e non sentire più niente. Sono arrivata a casina finalmente. Sono un viaggio estenuante, specialmente l'ultima parte. Ho già fatto la doccia e adesso vado ad accendere il forno e mangio una pizza surgelata perché non ho veramente la forza di cucinare. Non ce la posso fare. Grazie ragazzi per aver visto questo video e i video in generale sulla mia ultima settimana in università. Spero che vi siano piaciuti, che vi abbiano tenuto un po' di compagnia, che vi abbiano dato eventualmente qualche da spunti su cose da fare, no, perché non ho fatto niente. Vabbè, non fa niente, come non detto. Grazie, alla prossima, un bacione. Ale bra. Adesso vi racconto questa cosa. L'altro giorno, quando sono andata a prendere i prodottini di skincare da Normale, siccome ci sono anche un po' di cibarie, dolcettini, schifezzine, ho trovato questo cioccolato bianco, quelli con dentro tipo il riso soffiato, granelle di non so che cosa. Che qua non troviamo e ci piace abbastanza. Quindi ne ho preso uno da portare a casa all'ingegnere, ti faccio questa sorpresa e lo porto a casa. Arrivo a casa, apro il nostro armadietto delle schifezze, l'armadietto del cioccolato praticamente, e oltre al cioccolato abbiamo dentro le tisane, quindi cioè poche schifezze, comunque vabbè. Apro l'armadietto per metterlo dentro, farglielo trovare poi dopo cena, di solito dopo cena mangiamo un quadrettino di cioccolato, e te lo faccio trovare come sorpresa. Vedo dentro, oltre al nostro cioccolato fondente che prendiamo di solito, vedo questa cosa. Cioè, è un cioccolato con dentro i pezzettini di Quick Lunch e un po' di sale. Cioè, io questa cosa in casa mia non l'ho mai vista. Questo qua è un cioccolato mega costoso che non prendiamo praticamente mai se non quando è in offerta oppure per le occasioni speciali. Oltretutto cerchiamo di non tenere cose così buone in casa perché sennò poi ci viene voglia di mangiarle, quindi non le compriamo, non le mangiamo, risolto il problema a monte. Lo vedo, vi giuro, mi sono sentita mancare perché io dico, abbiamo un accordo, no? Di cercare di avere uno stile di vita più sano. Io vado via 4 giorni e tu mi fai questo sotto il naso, tra l'altro me lo lasci anche lì da vedere. Perché poi la prima cosa che ho pensato in realtà è stata: oddio, che carino, mi ha fatto una sorpresa, mi ha preso il cioccolato anche lui. Poi però ho visto che era aperto, mangiato per metà, cioè metà ragazzi, sono 2 quadrettini, metà. Questo si sono proprio fatto fuori tranquillamente, così, senza ritegno. Io posso accettare tante cose veramente, ma sul cibo abbiamo delle regole, cioè abbiamo degli accordi sul cibo, no, sul cibo non ce la posso fare, quindi è tornato a casa perché poi io sono arrivata, lui è venuto a prendermi, ha portato a casa, però aveva una riunione di lavoro, quindi poi è tornato al lavoro di nuovo. Sì, la sera, vabbè, non come, te la lasciamo perdere, questa è un'altra storia. È tornato, spiegati, spiegati perché ho trovato delle cose in giro per casa che non...
non mi lasciano contenta, no? E invece è successo che era venuto un suo collega l'altro pomeriggio, ex collega in realtà, e hanno bevuto un caffè insieme e ha portato questo. E l'hanno mangiato insieme, poi lui ha mangiato tipo un paio di quadrettini da solo. Per stavolta si è salvato, ragazzi. Salvato vero. Cioè, la spiegazione è plausibile, ha senso, ci credo, sembrava sincero. Però lo terrò d'occhio. Terrò d'occhio perché non puoi mangiarmi le cose di nascosto sotto il naso, questo non lo accetto proprio.